siamo con Mattia Scanapini, che lui è di Fano, giovanissimo, però più che cittadino di Fano, cittadino del mondo. Mattia è un viaggiatore, oltre che fotografo, scrittore, hai scritto un libro e in questo libro parli dei tuoi viaggi. Sì, ciao a tutti, grazie infinite per continuare a seguirmi, seguirci. Sì, io combino, diciamo, queste cose viaggiando qua e là per raccontare storie, per cercare di ridare un volto alle persone che incontro e cercare, insomma, di documentare realtà spesso dimenticate e ignorate, ecco. E quindi queste circostanze, questi movimenti, queste dinamiche mi hanno portato a viaggiare nei Balcani, nel Caucaso, in Est Europa, nel vicino Medio Oriente, in Turchia, inseguendo appunto storie come le proteste in Turchia, le proteste in Bulgaria o gli imminenti uomini in Bosnia, i campi sfollati in Siria e tante altre tematiche. E questa, diciamo, è una più una passione che un vero e proprio lavoro, ma appunto abbinando fotografia, illustrazione, attività con bambini e ora questo l'imminente libro, sto cercando, insomma, di farlo diventare una cosa abbastanza seria. Prima parlavamo di un libro e spero per maggio, insomma, di pubblicare questo libro dal titolo Verso Est, se tutto andrà bene, dove in pratica racchiude le storie incontrate finora, i viaggi, le riflessioni degli ultimi 2-3 anni. Cos'è, tipo un diario di viaggio? Sì, è un semplice diario di viaggio, non proprio reportage. Sono, sì, diari di viaggio, appunti veloci, scritti a bordo di pulmini, treni, uniti a riflessioni personali e passioni, ecco. Senti, il tuo viaggiare comunque ti porta non solo a vedere luoghi diversi, ma anche gente con culture diverse, che poi alla fine la cultura cambia, le persone non ci cambia o siamo tutti uguali? Sì, diciamo che cambia, però la cosa più bella che ripeto spesso durante le conferenze e gli incontri è proprio l'umanità che trovo durante i viaggi, che al di là che siano situazioni di sofferenza, di estremo dolore, però l'umanità, diciamo, è quella cosa che rimane sempre, che sia una stretta di mano, un gesto, un sorriso, un abbraccio. E quindi sì, la cultura si differenzia, sono mondi a volte totalmente opposti, ma di base, insomma, ci sono dei piccoli gesti umani che vanno oltre, insomma, a muri linguistici, culturali e politici o sociali, ecco. Sì, perché come dici te sono dei muri, dei preconcetti che magari noi abbiamo, che ci passano in mass media, che poi alla fine siamo tutti uguali, ecco, sì, pur avendo magari una religione diversa o vivendo in un altro posto. Hai qualcosa, un aneddoto, qualcosa di particolare da raccontarci? O un viaggio che ti è piaciuto di più? Sì, ma di viaggi ognuno ha le proprie caratteristiche, mantiene, diciamo, una magia innata, come un viaggio attraverso l'Armenia, in questa sorta di, diciamo, bruco metallico che tagliava distese sassose e, no, composte da roccia, da sassi, da vento. Oppure sì, la vita personale degli sminatori in Bosnia, o i piccoli gesti dei bambini incontrati in Siria, che sebbene avessero la guerra, diciamo, tra virgolette, sotto casa, erano in grado, comunque sono in grado, spero ancora, di sorridere e di regalarti tanto. E fatto sta che alla fine, prima parlavo di umanità, è proprio questo, riuscire ad arrivare a un punto di vedere chi ti sta di fronte come una persona, esattamente come te, con un dolore, con dei sogni, con degli hobby, delle passioni, esattamente ecco come te, in fondo siamo persone, ecco. E invece quando vai tipo in Siria o comunque in posti dove ci sono delle guerre o ci sono dei disagi particolari, vai tramite delle associazioni o comunque parti te di tuo? Sì, mi sono sempre appoggiato per svolgere, diciamo, un reportage o seguire una tematica precisa, mi sono sempre appoggiato a associazioni, ONG o piccoli gruppi di volontariato. In Siria sì, mi sono appoggiato a un'associazione di Monza che ora è diventata, si chiama Insieme si può fare, che porta aiuti umanitari e svolge, insomma, attività di aiuto alla popolazione siriana. O riprendendo il caso della Bosnia, lo stesso con Intersos, un'organizzazione italiana, oppure spero in futuro di collaborare con Emergency, insomma le grandi associazioni che sentiamo spesso in televisione o online, ecco. Quindi è una cosa che te consigli, cioè se uno volesse andare ad aiutare, comunque a conoscere anche nuove culture, perché no, di contattare queste associazioni e unire l'utile al dilettevole. Sì, un modo, insomma, si trova se uno ha voglia di farlo, se si vuole mettere alla prova e vedere nuovi mondi, nuove realtà anche spesso pericolose, il modo, insomma, si trova. E poi ovviamente c'è da distinguere, capire se si va lì per documentare, per seguire e cercare di documentare appunto una realtà, oppure semplicemente seguire la via del volontariato, ecco.
Ok, e ci ricordi il titolo del tuo libro? Sì, spero che rimarrà immutato e si chiamerà Verso Est, perché tempo fa, all'inizio, tra virgolette, di questa passione, di questa carriera, insieme a un amico, abbiamo scritto dei diari di viaggio nella sua web TV e il titolo d'esordio era Verso Est e vorrei, insomma, tenere questo titolo iniziale, ecco, sì. Bene, hai anche un sito internet dove ti possiamo seguire, o un blog? Un sito internet ancora no, sto, diciamo, progettando il blog, ci sono quasi, lo avvierò, insomma, nei prossimi mesi, ma spero anche per marzo-aprile. Va bene, noi ti ringraziamo, Mattias. Grazie. E buon viaggio. Grazie mille anche a voi.